Quest'anime, tratto da un manga dello stesso autore di Assassination Classroom, è una bomba. Non gli avrei dato un centesimo, perché sì, sembrava carino dalla premessa, ma da non appassionato di anime storici, non è che mi incuriosisse poi così tanto. Ed è stato proprio per questo che forse quest'opera mi ha davvero colpito. Sto parlando di The Elusive Samurai, adattamento animato di un manga scritto dal noto autore di Assassination Classroom, ma vi posso assicurare fin da subito che non ha poi così tante analogie con la sua precedente opera. Quindi non iniziatela a pensare pensando di trovarvi davanti a qualcosa di molto simile. Ciò che al momento mi ha sorpreso davvero tanto di quest'anime è sicuramente la qualità visiva, che per i primi due episodi è qualcosa di davvero sbalorditivo e rende il tutto molto più emozionante e coinvolgente di quanto pensassi. Ma di cosa parla? Tokiyuki Hojo è il prossimo successore dello shogunato di Kamakura, un ragazzino di 8 anni privo di talento tranne che nel sapersi nascondere. Un giorno la vita spensierata del ragazzo viene bruscamente sconvolta quando Takauji Ashikaga prende brutalmente il potere, mettendo fine al regno dei Kamakura. Tokiyuki, salvatosi dall'attacco, deve sfuggire a chi sta cercando di ucciderlo, reclutando nel contempo dei compagni capaci di aiutarlo a riportare lo shogunato Kamakura al suo antico splendore. Quindi capite che si tratta di un'avventura, di una storia di formazione, ma anche di vendetta, che parte dall'idea di riconquistare e ricostruire un regno grazie all'aiuto di alcuni alleati che il protagonista troverà durante il suo percorso. È un'opera di puro intrattenimento che però vuole dare anche qualcosa in più. Innanzitutto c'è un'ambientazione feudale davvero molto affascinante. Ci sono dei paesaggi tipici giapponesi davvero splendidi e io che ho anche visitato la città di Kamakura in Giappone mi sono un po' emozionato. Non so quanto ci sia di vero all'interno di questa storia perché ci sono delle figure storiche reali, ma credo siano state comunque modificate per quest'opera. Purtroppo non so dirvi di più perché non conosco di fatto quello che è accaduto in Giappone con queste figure. La cosa che forse lo accomuna un po' ad Assassination Classroom è che anche qui si parla di protagonisti giovani che acquisiscono sempre di più consapevolezza sulla vita e che cercano di capire qual è il loro ruolo nella società. Anche qui poi c'è molta leggerezza, delle situazioni comiche e simpatiche che però vengono alternate a dei momenti estremamente violenti e cruenti che non ti aspetti inizialmente. E pensate che in tutto ciò il protagonista attualmente dovrebbe avere circa 10 anni. Ecco, se devo proprio trovare un punto debole all'interno di quest'opera, per il mio gusto personale non è che sia davvero un punto debole, è proprio l'età del protagonista. Si tratta dell'ennesimo anime in cui il protagonista è troppo maturo per la sua giovanissima età, oltre ad avere delle qualità fisiche sbalorditive. Infatti il suo istinto di sopravvivenza lo rende agilissimo e rapidissimo. Onestamente avrei dato qualche anno in più per rendere il tutto un po' più credibile, però ci può anche stare. In un certo senso questa cosa è giustificata dal fatto che stiamo parlando di un'epoca diversa e di un ragazzino che comunque è destinato a diventare una figura importantissima all'interno di quella società, ed in più che ha vissuto un momento terrificante che lo obbliga, diciamo, a crescere anche prima del previsto, psicologicamente soprattutto. Ci sono poi altri personaggi super carini e io in particolare sto amando la follia del sacerdote Yorishige, che fa crepare dal ridere, ma al tempo stesso è una figura davvero misteriosa e bizzarra, vorrei capirne di più. Parliamo ora dell'aspetto tecnico. Se la storia è sì semplice ma al tempo stesso molto intrigante e davvero molto coinvolgente per come viene raccontata, la qualità tecnica è proprio su un livello che nessuno si sarebbe mai aspettato da un'opera del genere. E per di più, se come immaginavo l'anime fantasy della stagione Wistoria, di cui abbiamo già parlato, ha avuto un primo episodio di una qualità spaventosa, però poi già il secondo si è standardizzato parecchio. Questo The Elusive Samurai nei primi episodi sta andando alla grandissima, non ha avuto ancora alcun calo, e questa cosa mi ha veramente stranito perché dicevo vabbè, sarà soltanto il primo episodio ad essere così bello da vedere, e invece no, anche il secondo è clamoroso, con un sacco di sakuga, dei picchi di animazione allucinanti, davvero anche artistici da vedere. In generale questi primi episodi sono spaventosi da questo punto di vista. Le animazioni sono estremamente fluide, i movimenti dei personaggi sono spesso realistici e curatissimi, le espressioni e le emozioni da loro provate anche, quindi il cosiddetto character acting, la regia è molto bella, il ritmo delle puntate, la struttura delle stesse, il susseguirsi delle singole scene sono elementi gestiti benissimo. È proprio una di quelle serie che a fine puntata vi fa sentire proprio soddisfatti di quello che avete visto. Magari volete andare avanti, sì, siete curiosi, però vi fa sentire soddisfatti perché le puntate sono equilibratissime sotto ogni punto di vista. Anche i colori e la fotografia sono molto belli e alcune sequenze in particolare fanno un effetto wow. Almeno per il momento c'è davvero uno staff incredibile a lavorarci. L'anime è realizzato dallo studio Cloverworks e pensate che ci sono pure dei riferimenti proprio a livello artistico e stilistico ad altre opere. Nel secondo episodio non ho potuto fare a meno di notare una bella reference proprio per come viene rappresentata questa scena al Ragazzo e l'Airone, film dello studio Ghibli che ha vinto l'Oscar. Poi anche le musiche sono molto belle, sia quelle
d'intermezzo che l'opening e l'ending, che sono molto dinamiche, fresche, non lo so, sono belle, sono fatte bene. Insomma ragazzi, The Elusive Samurai è partito alla grande. È una storia d'azione storica non particolarmente innovativa, ma molto accattivante e mai superficiale nei temi trattati, e soprattutto per il momento ha una qualità tecnica sbalorditiva. Chissà però per quanto tempo riuscirà a mantenere tale qualità. Se anche dovesse peggiorare un po', resta comunque veramente di alto livello. Se siete interessati ad approfondire di più questa storia anche in formato cartaceo, vi ricordo che è disponibile su Mangaio, dove potete anche utilizzare il mio codice sconto Arcantos per avere pure il 5% di sconto su tutti i prodotti del catalogo. I pacchi sono imballati benissimo, quindi state tranquilli. E ho pure visto che sono disponibili delle belle variant di quest'opera. Personalmente non conoscevo nulla di questo manga e nessuno me ne aveva parlato, né bene né male, perché anche se si trova sulla rivista Weekly Shonen Jump, pare che in pochissimi qui in Italia se lo stessero cagando, quindi sono felice di essere rimasto sorpreso da una serie da cui non mi aspettavo niente. Ditemi invece voi se avete già iniziato The Elusive Samurai, cosa vi aspettate dalle prossime puntate. E detto questo, quindi lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, seguitemi ai social e noi ci vediamo alla prossima.